Finalmente sta per iniziare quella che per me è la settimana di sicuro più bella dell'anno dal punto di vista tecnologico, vale a dire il Mobile World Congress 2017, che come ogni anno si terrà a Barcellona. Noi ovviamente lo seguiremo a partire dal 25 febbraio fino ad arrivare al 2 marzo. In descrizione trovate tutti i link per seguirci dei vari social, della pagina dedicata sul sito. Chiaramente sappiamo che durante questa fiera il grande assente sarà Galaxy S8, ma verranno presentati due dispositivi top di gamma che presumibilmente domineranno la prima parte dell'anno insieme appunto allo smartphone Samsung. Parliamo di LG G6 e Huawei P10, quindi abbiamo pensato di fare due video riepilogativi per questi due dispositivi partendo da LG G6, quindi cominciamo subito. La presentazione di LG sarà domenica 26 marzo a partire dalle ore 12, quindi in questo video facciamo velocemente un riepilogo di quelli che sono i rumors, quindi cosa aspettarci da LG G6. Partiamo dal design e i materiali. Beh, LG G6 non sarà modulare come LG G5, quindi non avrà alcuna apertura né cover rimovibile. Questo vuol dire fondamentalmente due cose, o meglio un aspetto negativo e uno positivo. Come aspetto negativo è che la batteria non sarà rimovibile, come aspetto positivo chiaramente il design che ne gioverà. LG G6 infatti avrà una scocca totalmente unibody in alluminio. Inizialmente si parlava di un retro in vetro, poi ultimi rumors dicono che ci sarà solamente una versione in alluminio col retro, quindi in metallo, così come i bordi. Insomma, G6 sotto questo punto di vista dovrebbe essere un dispositivo al top. Il display invece di LG G6 dovrebbe essere ben più grande di quello di G5, perché dovremmo arrivare ai 5,7 pollici. Con una risoluzione Quad HD Plus. Perché Quad HD Plus? Beh, perché il rapporto di forma, il form factor del display di G6 non sarà 16 noni, bensì 18 noni. Quindi avrà una forma leggermente più allungata rispetto agli smartphone che siamo abituati a conoscere. Avrà quindi una definizione stratosferica di 564 ppi, e dovrebbe avere questo display le cornici, o meglio gli spigoli arrotondati. Questo potrà permettere nella parte frontale del dispositivo di avere una superficie quasi interamente occupata dal display, quindi in pratica con cornici ridotte al minimo, e questo non può che farci piacere. Oltretutto sarà presente l'Always On, così come su G5, vedremo se sarà implementato in maniera un po' diversa. Personalmente mi attira molto questo design del display con gli spigoli leggermente arrotondati, lo trovo davvero molto bello. Speriamo che alla fine sia davvero davvero così. La questione hardware su LG G6 è invece un po' spigolosa, perché il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 821, quindi non lo Snapdragon 835. Questo perché? Beh, fondamentalmente per una serie di motivi. Innanzitutto, Qualcomm si parla di una sorta di partnership tra Qualcomm e Samsung, secondo la quale l'S8 dovrebbe avere un'esclusiva temporale, tra virgolette, dello Snapdragon 835, quindi Qualcomm non dovrebbe rilasciare l'835 con altri dispositivi fino all'uscita di Galaxy S8. Altre voci dicono che Qualcomm è un po' in ritardo invece con la produzione, quindi il vero motivo dovrebbe essere questo. Insomma, ci sono un po' delle voci discordanti. Sta di fatto che LG G6 avrà quasi sicuramente lo Snapdragon 821, che per quanto non sia l'ultimo processore, o meglio il processore del 2017, è comunque un SoC davvero molto molto performante, e soprattutto permetterà ad LG di andare tra virgolette sul sicuro, e tra l'altro lanciare un dispositivo in maniera molto molto veloce sul mercato. La RAM sarà da 4 GB, mentre la memoria interna dovrebbe partire da 32 GB, chiaramente espandibile con microSD. Un aspetto molto importante di G6 dovrebbe essere il DAC, un convertitore digitale analogico per l'audio integrato all'interno dello smartphone. Dovrebbe essere lo stesso di LG V20, quindi di fatto un DAC a 32 bit che darà un bel boost per quanto riguarda la qualità audio dello smartphone. Il dispositivo dovrebbe avere anche certificazione IP67 o IP68, insomma in ogni caso dovrebbe essere resistente ad acqua e polvere, poi vedremo quale sarà la certificazione. Sarà dotato di Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, un lettore delle impronte digitali sul retro così come G5 e chiaramente il jack audio. Per quanto riguarda invece la batteria non si hanno particolari informazioni, però dovrebbe essere intorno ai 3200 mAh, o comunque non inferiore a questa capacità. Io spero che la capacità sia più alta dei 3200 mAh, perché su G5 c'era una batteria da 2800 mAh e l'autonomia, diciamocelo, non era il punto forte dello smartphone. Qui il display aumenta la sua diagonale, diventa 5,7 pollici,
quindi ci dovrebbe essere un bel aumento per quanto riguarda la capacità della batteria, in maniera tale da avere una buona autonomia. E ora passiamo al pezzo forte, vale a dire la fotocamera. Io ho letteralmente amato il comparto fotografico di G5 perché secondo me è la migliore implementazione della doppia fotocamera avuta nel 2016, quindi con una fotocamera standard e un'altra grandangolare. Su G6 le cose dovrebbero essere leggermente diverse, ma poi non così tanto. Dovremmo avere un doppio sensore da 13 megapixel, quindi entrambi i sensori da 13 megapixel, mentre su G5 quello principale era da 13, quello grandangolare era da 8 megapixel. Su G6 però la fotocamera grandangolare dovrebbe essere da 125 gradi invece dei 135 gradi che avevamo su G5. La fotocamera frontale invece sarà da 100 gradi, quindi leggermente inferiore rispetto a quella di V20, ma non è nota la risoluzione. Parliamo invece del software. Sono usciti dei rumor abbastanza attendibili sulla nuova interfaccia di LG, che dovrebbe essere la UX 6.0, e in pratica dovrebbe andare a sfruttare appieno il nuovo form factor 18 noni del display. In che modo? Beh, l'interfaccia dovrebbe essere tutta progettata in maniera tale da utilizzare in pratica due quadrati l'uno sull'altro, visto la forma più allungata del display. Dovremmo poter ad esempio aprire il calendario durante una chiamata che verrà inserito sopra o sotto rispetto all'interfaccia della chiamata stessa. Dovremmo poter avere l'interfaccia della fotocamera anche in rapporto 1-1, in pratica per andare a scattare delle fotografie del tutto quadrate con i controlli e le opzioni di modifiche al di sotto. Oltretutto G6 dovrebbe integrare anche il nuovo Google Assistant, che sarebbe l'assistente di Google già visto sui Pixel. Ne abbiamo fatto anche un video al riguardo, che però al momento è solamente in inglese, quindi non si sa chiaramente se arriverà anche in Italia Google Assistant su LG G6. Noi speriamo che venga aggiunto e supporto alla nostra lingua in maniera abbastanza veloce, perché davvero si tratta di un'intelligenza artificiale molto molto avanzata per quanto riguarda chiaramente Google. Parlando invece di disponibilità, LG G6 dovrebbe essere acquistabile a partire dal 10 marzo, quindi più o meno 2 settimane dopo la presentazione, a un prezzo di 749 euro, quindi circa 50 euro in più rispetto a G5. Io personalmente mi aspetto davvero molto da questo LG G6, perché il G5 mi è piaciuto e LG ha capito che doveva cambiare strada, perché la modularità così come fatta su G5 con due moduli e basta non andava effettivamente. Quindi G6 secondo me sarà un ottimo dispositivo. Chiaramente lo potremo scoprire solamente il 26 febbraio alle 12. Manca poco, seguiteci chiaramente, trovate tutti i link in descrizione. Io vi invito a mettere un bel mi piace, commentate e magari ci dite cosa vi aspettate voi da LG G6. Da Emanuele Capone è tutto per tuttoandroid.net.